Adesso siamo arrivati in Sardegna, e che pezzo della Sardegna, perché siamo in paradiso, siamo nel sud-ovest della Sardegna, vicino all'isola di San Pietro, vicino all'isola di Sant'Antiaco. Siamo con Raffaele Cani della famosa Sant'Adi, che ci racconta un po' della sua terra, del Carignano, del Cannonau. Buongiorno, io sono Raffaele Cani e curo l'aspetto commerciale della cantina di Sant'Adi. Siamo nel cuore del Sulcis, una terra non molto fiorente come area turistica, ma molto particolare per la produzione dei vitigni a Baccarrosa e soprattutto Carignano. Infatti la DOC Carignano del Sulcis è perché il vitigno è carignano, si dice importato nel territorio dai Fenici, dai Punici, quindi parliamo di prodotti che hanno 2700-2800 anni di storia, oltre poi ad le altre varietà che sono il vermentino, e curiamo anche altri prodotti autoctoni come il Nasco, il Monica di Sardegna ed il Cannonau. Quindi parliamo praticamente esclusivamente di vitigni autoctoni sardi. Noi tuteliamo molto questa filosofia nell'azienda, di appunto, dare rilievo, risalto a quelle che sono le potenzialità dei prodotti locali. Non a caso, se fate memoria storica, sino agli anni 80 probabilmente il vitigno carignano non era conosciuto, invece Sant'Adi, che ha lavorato molto su questo vitigno, oggi diciamo che il carignano è riconosciuto come prodotti, non dico i top, ma comunque degni di stare nel salotto buono del vino. Ecco, Carignano cresce spesso in terreni particolarmente sabbiosi, per cui ha superato anche la filossera. Voi avete ancora vigneti a piede franco. E la zona dove siamo noi, ecco, essendo nella zona sud-ovest della Sardegna, verso il mare, dove appunto abbiamo le sabbie grasse, come diceva lei, appunto prevale e vive, ancora sopravvive il piede franco. Cioè sul piede europeo abbiamo i nostri vigneti più antichi, vigneti più autentici di Carignano. Perché nella sabbia, ecco, la filossera non si sviluppa, e gli diamo la sabbia, il granello di sabbia, ecco, gli rende la vita molto difficile, sia di sopravvivenza che di riproduzione. Bene, grazie Raffaele, e adesso andiamo ad assaggiarli. Grazie a voi dell'attenzione, grazie.